Granata allenata da Delio Rossi. Vediamo. Spettacolare e tecnicamente perfetta da parte di Chester Arthur. È stato secondo me, calcisticamente parlando, uno degli anni più dell'anno, della partita, del momento più bello e più saltante. Ricordiamo, finalissima playoff, Stadio San Paolo, Salernitana Juve Stabia con Tudisco sugli scudi, doppietta, sì. E poi il gol di Breda che chiuse la pratica, e Salernitana guarda, in Serie B. Guarda quanti tifosi che ci stavano, guarda. Brividi. Cioè, potevi anche non allenarti, però l'adrenalina che ti davano, potevi giocare tre partite consecutive. Qui, insomma, come si vive una partita del genere e quando la si rivede? Ma queste sono le partite... queste. Guardate qui, prima di destro e poi di sinistro. Palla nel ferro, come si dice. Queste sono... Allora, un calciatore, prima di una partita... Il giorno prima vive tre partite, vive il giorno prima della partita, quindi io sogno come potrebbe essere la partita, come potrebbe andare la partita, quindi magari immaginavo una scena del genere, un tifo del genere, una partita del genere. Durante la partita, quindi la partita in se stesso praticamente che ti fa recitare la parte più importante, e poi il giorno dopo, del lunedì, quello che hai fatto, quello che avresti voluto fare, come le cose dovevano andare, la buonanima di... Grandissimo di grande, 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 Bruno Carmando. E qui poi c'è il gol di Roberto Breda che suggella quel 3-0 storico che riporta la Salernitana in Serie B. Protagonista Ciccio Tudisco. Sì, vabbè, ma non... Sì, protagonista forse perché in quella situazione, diciamo, realizzare i primi due gol importanti, ma protagonista fu tutta la squadra, quell'anno sì, esaltante. Assolutamente. Mi ricordo che la prima partita di Coppa Italia c'erano 2.500-3.000 spettatori, l'ultima partita di campionato ce n'erano 30-35.000, quindi siamo stati bravi, grazie anche a Delio Rossi. Salernitana Lodigiani, che fu giocata due volte. Esatto. Quindi la gente, tu vedevi, noi vivevamo in mezzo alla gente, in mezzo alla strada praticamente, tu vedevi il rapporto che c'era prima, cosa che purtroppo adesso forse non c'è più. Il rapporto che vivevamo noi con la gente era diretto proprio, allora anche loro riuscirono a capire che ragazzi eravamo innanzitutto. Quindi Ciccio, scusami, oltre...